Hai notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi, mentore. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Questa bottega il metallo si trasforma in arte eccelsa. Giudicate voi stessi. Oh, salute. Avete qualche moneta d'argento o di rame, magari due? Non copri la faccia. Maledetti! Guardie! Presto! Oh, lo stiamo perdendo! Quel mantello. Dove lo sapete? L'assassino! È lì! Aiuto! Fuggite! Salvatemi! Da dove viene quello? Guardatelo! Un altro cadavere! Qualcuno ha visto l'assassino? Aspetta un momento! Negheresti la nostra giusta quota? Coraggio, siamo con voi. È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora.
Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Cosa ci fai quassù? Tagliategli le vie di fuga! Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. Claudia, sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole.